Ciao e benvenuta sul canale, io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornata in questo nuovo video, allora video tema baby wearing, oggi parliamo di... Scusate, sottofondo ci sarà Gaia perché si presterà per questo video, perché? Perché parliamo di... marsupio ergonomico versus marsupio non ergonomico. Voglio farvi vedere in pratica quali sono le differenze, partendo dal presupposto che vi rimando al video di capire se un marsupio, cioè se un supporto è ergonomico oppure no, e qual è la posizione effettivamente ergonomica di un bambino, quindi messo addosso come dovrebbe stare il bambino, così avete tutte le conoscenze lì. E in questo video andiamo a vedere effettivamente, indossando un marsupio non ergonomico e uno ergonomico, dove sono a livello pratico le differenze, quindi perché scegliere un supporto rispetto a un altro. Innanzitutto non per il prezzo, perché i marsupi non ergonomici spesso e volentieri costano anche di più di quelli ergonomici, oppure paradossalmente costano pochissimo perché li vendono di seconda mano eccetera eccetera, pare al nuovo perché non li hanno mai usati, chissà perché. Va bene, bando alle ciance, indosso il marsupio e vi faccio vedere come effettivamente sta. Allora, premettendo che non l'ho mai, tra virgolette, usato veramente a lungo, comunque ci sono tanti marsupi non ergonomici. Questo è uno dei classici. Quindi la prima differenza che vediamo è che il marsupio ergonomico generalmente ha un fascione in vita, questo non ha nulla, va ad agganciarsi solo con gli spallacci. Quindi lo metto infilando lo spallaccio, vado a collegare dietro con la clip e mi rimane praticamente un supporto di questo genere tipo. Quindi come vedete dietro lo scarico del peso è altissimo e non ho nulla qua, quindi è tutto caricato sulla mia zona qua in alto. Dopodiché qua c'è un gancetto, aspettate, ce la posso fare anche da questa parte, e ripeto, questo è un po' il classico marsupio. Qua sotto ce n'è un altro e un altro qua. Cosa succede? Velcro che si apre in questo modo, quindi a me rimane come una maglietta, diciamo, in un certo senso. Qua ci metto il bambino e ce lo chiudo. Questo però già ci fa capire che c'è una distanza tra me e il bambino, e non è permesso, adesso scusate, tolgo la collana così do un po' meno fastidio a Gaia. Questo crea comunque una distanza e non permette uno scambio per la termoregolazione, perché se io ho un maglione, questo è di lana per esempio, quindi traspirante eccetera, che aiuta la termoregolazione, questo è un tessuto assolutamente sintetico e quindi assolutamente non aiuta lo scambio di calore del corpo con il mio bambino, ok? Quindi suppongo che si possa collegare comunque la prima parte e infilare il bambino direttamente dentro, perché così almeno mi agevolo. Ok, eccoci qua, facciamo questa prova, quindi vediamo se ce la facciamo. Una gamba, l'altra gamba, ok. Quindi, oddio, va bene, quindi andiamo a collegare questa parte qua, questa parte qua. Io sto già morendo da mal di schiena, ve lo dico. Adesso vediamo se riusciamo. Allora, come vedete, vedete quanta distanza rimane tra me e la bambina? Adesso poi magari non è abbastanza, vado a stringere un pochino. Questo lo porta ancora più in alto, ma non posso stringere questa distanza. Cioè, provo, vediamo, lo tiro al massimo. Tiro al massimo anche questo, ma non è cambiata moltissimo la situazione, quindi la bambina rimane comunque sempre molto distante da me. Vedete? Lo scarico del peso rimane tutto qua dietro. Io sento dolore qua, per esempio. Mi dà estremamente fastidio questa parte qua. No, non è comodo per nulla. E ce l'ho su da quanto? 30 secondi, ho male alla cervicale. Le sue gambine, come vedete, sono belle a penzoloni. Non c'è la posizione a M
delle gambe come nel marsupio ergonomico. La sua schiena, vedete cosa fa quando scendono le gambe? Si raddrizza. Ora, lei è una bimba abbastanza grande, quindi già per tono muscolare suo sta comunque ben dritta. Ma un bimbo piccolo che ha bisogno di mantenere comunque la schiena curva fisiologicamente, secondo ciò che desidera lui, qua dentro non ce la fa, perché andando giù le gambe si raddrizza la schiena. Vedete anche questa zona, qua, adesso non so se si riesce a vedere, qua è dove l'anca, quindi dove il femore entra nell'acetabolo dell'anca. Con la gamba lì in giù non si permette la posizione migliore per andare a sviluppare l'articolazione, cosa che succede invece mantenendo gambe aperte e ginocchia più in alto del sederino. Ok? Adesso andiamo a provare invece il marsupio ergonomico e vediamo effettivamente le differenze. Ecco qua il marsupio ergonomico, vediamo le differenze quindi. La seduta arriva da cavo popliteo a cavo popliteo, quindi mi permette di avere il ginocchio più in alto del sedere. La schiena, come vedete, sembra tra virgolette dritta uguale. Qual è la differenza però? Che la mia bimba non ha le gambe a penzoloni, ma rimane nell'amaca di tessuto del marsupio. Ok? Quindi per quanto riguarda lei il tessuto è morbido, non dà fastidio e l'avvolge bene. Vedete che non c'è tutta questa distanza tra me e lei? Assolutamente no, lo regolo io ovviamente, posso anche andare a stringere ulteriormente, in questo caso no perché l'ha già regolato giusto, però adesso aspettate, ok. Quindi la distanza è giusta. L'altezza, vedete che è alta? Ad altezza tra virgolette bacio, ovviamente lei è una bimba grande, normalmente viene portata dietro, ok? Quindi cosa succede? Che in questo momento è un pochino altina, però questo per farvi capire quanta differenza c'è nel baricentro. Vado a scaricare il peso, qua c'è un fascione centrale, quindi scarico il peso qua sulle ossa del mio bacino e qua i due spallacci vengono sì uniti come nell'altro caso, però guardate la differenza di posizione e avendo anche questo fascione centrale ovviamente è tutto distribuito equamente, ok? Direi che siamo più che comode in questo caso, anche se portiamo dietro siamo comodissime, quindi con i marsupi non ergonomici difficilmente si può portare anche dietro, però a volte fanno dei modelli e dicono che si può portare anche dietro, ma la posizione è completamente diversa e vi assicuro che provandolo si vede proprio la differenza addosso, senti proprio una vestibilità, uno scarico del peso completamente diverso. Io e Gaia ti ringraziamo per aver visto il video e se ti è piaciuto lascia un like e condividilo.